beffe dell'Italia e del Tribunale internazionale che ha ordinato la sospensione di tutti i procedimenti interni. Il nostro atteggiamento è stato ancora una volta attendista. Abbiamo atteso, cioè, che si arrivassero le conclusioni della Corte Suprema per dire quello che andava detto all'inizio e prima, che Massimiliano Latorre non sarebbe tornato, non doveva tornare e non poteva tornare in India. Io credo che il nostro governo e il nostro paese debba fare di più per affermare le ragioni della loro innocenza e per ottenere la loro piena e definitiva libertà. Ce lo dimostri, signora Ministro, la ascoltiamo. Grazie, onorevole. La ministra della Difesa Pinotti ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministro. Grazie. Come gli onorevoli interroganti sanno, la tematica oggetto dell'atto in discussione, nonché il quesito posto, non investono profili di sola competenza del Dicastero della Difesa e pertanto si riferisce anche a nome del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Approssimandosi la scadenza del periodo concesso al fuciliere di Marina Massimiliano Latorre per rimanere in Italia, in coerenza con la decisione del 13 luglio 2015 della Corte Suprema indiana, la stessa Corte si è riunita il 13 gennaio 2016 a Nuova Delhi per esaminare il caso. Nel merito del quesito posto, comunico che in tale udienza l'Italia ha informato la Corte degli sviluppi intervenuti nel contesto dell'arbitrato internazionale, quindi non ha accettato una posizione dell'India, ma ha ribadito e spiegato in quel contesto che, stante quella decisione, la posizione è quella che ora vi andrò a descrivere. Avviato su nostra iniziativa riguardo la vicenda Enrica Lezzi, 26 giugno 2015, ai sensi dell'annesso settimo della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. In particolar modo, e qui è il punto, l'Italia ha informato la Corte Suprema indiana delle conseguenze sulla posizione del fuciliere Latorre della decisione del Tribunale internazionale per il diritto del mare di Amburgo del 24 agosto 2015, che ha stabilito la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari interni in Italia e in India e il divieto di aggravio della disputa. L'Italia ha pertanto ribadito di ritenere che sulla base di detta decisione del Tribunale di Amburgo è preclusa alla Corte Suprema ogni decisione relativa al fuciliere Latorre e che pertanto lo stesso potrà rimanere in Italia. Il governo indiano ha chiesto alla Corte Suprema la concessione di un periodo di tempo al fine di poter indicare la propria posizione sulla questione, quindi non c'è stato, diciamo, un accettare nuovamente la giurisdizione indiana, assolutamente no. La stessa Corte, nel concedere il tempo richiesto, ha aggiornato l'udienza al prossimo mese di aprile, quindi sulla base di approfondimento che il governo indiano ha richiesto sulla posizione italiana. Per quanto riguarda il fuciliere Girone, l'Italia ha depositato lo scorso 11 dicembre una richiesta di misure provvisorie al Tribunale arbitrale dell'Aia, chiedendo nell'immediato rientro in patria e la possibilità che possa restarvi per tutta la durata dell'arbitrato. Il prossimo 18 gennaio il Tribunale arbitrale, che ha preso in carica la domanda italiana, fisserà la data per la relativa discussione nel merito e stabilirà le regole di procedura del Tribunale stesso. Confermo infine, e come già rappresentato in precedenti occasioni, che ogni iniziativa futura troverà la sua sede naturale nell'ambito degli strumenti previsti dal diritto internazionale. Grazie Ministra. Ha facoltà di replicare il deputato Elio Vito. Prego, a 2 minuti, onorevole. Grazie. I Marò sono innocenti. I Marò sono innocenti. I Marò sono innocenti. La risoluzione del caso avverrà solo coinvolgendo la comunità internazionale e le istituzioni internazionali, non attraverso trattative più o meno riservate e bilaterali con l'India. Il Presidente del Consiglio faccia quello che sa fare meglio, faccia un tweet, faccia uno slide, spieghi al mondo e ai nostri partner che i Marò sono innocenti. Lo dimostrano la stessa documentazione depositata dall'India, non coincidono le rotte, non coincidono i proiettili, cos'altro aspettiamo a dichiararlo e ad affermarlo? Si faccia una campagna sulla durata abnorme e inammissibile della carcerazione preventiva.